Con un nuovo video. In questo video voglio farvi vedere come possiamo realizzare uno sfondo colorato con Photoshop e realizzare la base di una locandina, la base di una grafica, e poi voi ovviamente potete realizzare quello che volete utilizzando queste procedure. Il video è molto semplice, vi ricordo che se avete difficoltà potete interrompere e ritornare indietro. Intanto, per chi è interessato, io ricordo che mi occupo anche di corsi personalizzati e potete scrivermi qua per chi è interessato. Adesso andiamo ad aprire Photoshop. Vado ad aprire un file nuovo e io vado a fare carta internazionale, me lo faccio A4. Ecco qui, e qui gli do ok, mi lascio con il metodo di colore RGB, dopo posso anche metterlo in CMYK. Lascio l'RGB perché posso realizzare varie tonalità, posso lavorare sui colori e poi vediamo. Quindi questo lo chiamiamo sfondo colorato A4, gli diamo ok. Ecco qui il nostro documento. E andiamo a realizzare qui, andiamo qui sopra su questo pallino qui e andiamo a mettere sfumatura. Qui come sfumatura andiamo a mettere sfumatura. Qui mettiamo 0 e poi andiamo a cliccare all'interno di sfumatura. Qui all'interno di sfumatura e qui andiamo su disturbo. Andiamo qui a cliccare disturbo e qui andate a mettere il 100%. Ovviamente voi qua potete anche, vedete, modificare i colori. E qui mettere limita colori in modo che si limitano i colori, quindi diventa meno scuro. Qui voi potete mettere anche trasparenza, ma io non la metto. E qua potete giocare con i colori. Vedete? Ok, io però utilizzo semplicemente questo e gli do ok. Fatto questo, qui voi potete fare inverti, semplicemente lasciare questo, gli diamo ok. Fatto questo, io adesso vado su filtro e vado a fare filtro camera raw, gli do ok e qui vado a giocare, vedete, sui colori. Posso andare anche, vedete, a cambiare l'esposizione, quindi a schiarirlo un po'. Qui potete giocare su questi colori. Qui potete mettere la chiarezza, quindi dando più ma cioè marcando di più. Qui potete fare la foschia, quindi andando a dare una cosa un po' più chiara. E qui potete anche semplicemente darlo un pochettino meno colorato. Stessa cosa potete lavorare anche sulla saturazione. Vedete, qui andate semplicemente a schiarire. Però questo lo lascio 0. E qui vedete, andate a fare questo. Possiamo andare anche all'interno dei filtri qui, vedete, e andare a utilizzare un filtro che ci piace. Io metto luminoso e gli do ok. Ecco qui, vedete il nostro effetto modificato. Adesso io vado a prendere la T di testo e qui ci scrivo colori. Andiamo a ingrandirlo e lo metto qui. Il carattere che io utilizzo è un carattere abbastanza marcato, quindi ovviamente io uso questo perché sto lavorando su un verticale, quindi per far sì che diventa tutto bello omogeneo. Fatto questo, io adesso mi sblocco il livello sotto, vedete questo qui, e vado a mettermi il centro, in modo che vada a mettermi questo qua. Vado a prendermi la T di testo e vado sul colore qui e vado a prendermi uno dei colori che sta all'interno di questa specie di arcobaleno. Vado a prendere questo viola e do ok. Fatto questo, io adesso vado su traccia e vado a mettermi una traccia bianca. Quindi clicco qua e mettiamo bianco. Ingrandisco al massimo di più che posso, però non voglio perdere questo effetto che fa onda. Gli do ok. Sotto al livello colori io vado a crearmi un nuovo livello. Vado a prendere lo strumento, questo qui, forma rettangolare, e vado a chiudermi, vedete, questo in questo modo. Così
che mi lascio questo effetto tondeggiante così. Ovviamente devo andarmi a cambiare anche il colore di questo perché non è un bianco pieno. Vado a prendere questo, ecco qua. Ok. Ora posso selezionarmi i due livelli, vedete, in questi due, me li duplico. Vado a fare converti in oggetto avanzato. Ok. In modo che io adesso vado a fare un'ombra esterna, vado qui su filtro ombra esterna e vado, vedete, mi posso anche muovere manualmente in questo modo. In questo modo, vedete, vado ad abbassare un po' l'opacità e facciamo questo. In modo, vedete, che attraverso, questo viene fuori il colore. Ok, per rendere ancora il tutto un po' più colorato, io vado su internet e mi vado a trovare uno sfondo di nuvole. Questo è lo sfondo che mi piace. Vado a fare copia immagine, tasto destro, copia immagine, vado qui e vado a fare modifica incolla. Ingrandiamo così questo sfondo e lo andiamo a mettere qui. Vado ad applicare una maschera, vado a prendere qui nei pennelli, mi vado a prendere questo qui con la punta sfocata e vado a prendere un pennello, vedete che sia abbastanza grande, in modo, vedete, che vado a sfumare in questo modo. Ok. Fatto questo, vado a creare un nuovo livello, mi vado a prendere il bianco e vado a prendere i pennelli con la punta più piccola e vado in pennelli e qui vado a creare una spaziatura. Vado in dinamica forme e facciamo questo. Andiamo su dispersione in questo modo, fare così. Ovviamente fate dei punti e qui potete ancora aumentare un po'. Questo, dinamica forme, andiamo a fare questo. Ok, fatto questo, adesso scriviamo mondo e qui andiamo a cambiare il carattere, andiamo a mettere un carattere calligrafico, ingrandiamolo e qui andiamo a mettere una traccia sempre bianca. A prendere questo e ecco qua, lo facciamo poco poco spesso e andiamo a metterlo qua. Ovviamente lo mettiamo centrato. Ok, creiamo un nuovo livello sopra questo. Andiamo a prendere il pennello e andiamo a creare, vedete, questi. Andiamo a prendere il pennello, vedete questo qui, non che è sfocato, e andiamo a creare semplicemente dei puntini così. Ingrandiamo un po' il pennello e lo mettiamo qui. Ok, spero che questo effetto che vi ho fatto vedere vi possa piacere e che possa essere utile per le vostre creazioni. Con questo il video è finito, noi ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e ciao a tutti!